Ecco qua, abbiamo tolto l'erba cedrina dall'alcol, dalle bucce, e quindi una prima filtrata. Questo è solo infuso di alcol dell'erba cedrina. Questo è lo sciroppo fatto con 1 litro di alcol, di acqua, 500 grammi di zucchero. Quindi l'erba che prima stava in quest'alcol, che ha tinto quest'alcol, io adesso invece di buttarla l'ho aggiunto allo sciroppo e la farò bollire insieme. Questo poi, una volta raffreddato e opportunamente filtrato, verrà aggiunto a questo infuso e lo lasceremo riposare per almeno un mese. Poi potremo gustare il liquore all'erba cedrina. Vedi com'è verde? E questo non è stato ancora aggiunto lo sciroppo, ma deve raffreddare, va bene. Naturalmente questo poi lo lascerò sempre al buio a riposare per quasi un mese. Ho fatto bollire acqua e zucchero per fare uno sciroppo, insieme ci ho messo le foglie che ho tolto dall'infusione. Si è creato un piccolo decotto e quello sciroppo ha preso ancora di più l'aroma delle erbe. Ecco qua l'elisir imbottigliato con lo sciroppo è pronto. Adesso non ci resta che attendere un mese circa. Si può anche bere, però se rimane un mese circa è ancora più buono.